Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi tiriamo un po' le somme di questo calciomercato invernale che si è concluso ieri sera alle 23. Un calciomercato invernale che per la Juventus è stato veramente molto calmo, piatto, perché ci sono state qualche uscita, pochissime entrate, anzi quasi niente, poi ne parleremo. Parleremo di questo calciomercato che ha ben poco da dire in realtà, per vedere quelle che sono state le strategie, quelle che potrebbero essere le conseguenze, quello che potrebbe essere fatto in futuro e che si poteva fare. Prima la sigla. Allora, innanzitutto complimenti al signor Beppe Marotta che è riuscito a fare due calciomercati interessanti, uno per la Juventus facendo praticamente poco niente, perché poco niente da quello che serviva, e uno per il Napoli limitando appunto le entrate. Quindi complimenti a Marotta per non essere riuscito a comprare Politano ovviamente al Napoli. Detto questo e le battute a parte, parliamo di quello che è successo in casa Juve. In casa Juve è stato fatto ben poco per quanto riguarda le entrate. È entrato un giovane ragazzo che si chiama Leandro Fernandes, classe 99 dal PSV, olandese quindi, che è arrivato per aggregarsi alla primavera. Primavera di, ovviamente, l'allenatore che lo utilizzerà in primavera, ma che comunque essendo 99, quindi praticamente verso la fine della primavera, probabilmente potremmo anche forse vederlo se interesserà in prima squadra, magari non questo, nel prossimo anno. Diciamo che sulla gestione dei giovani calciatori c'è sempre da parlare poco, perché poi sappiamo che molti si perdono e non vengono sfruttati al meglio. In questo caso spero ovviamente che sia un acquisto, perché questo giovane qua spero che abbia veramente le potenzialità per fare qualcosa in prima squadra in futuro. Detto questo, parliamo di quelle che sono le cessioni in uscita, cessioni, trasferimenti definitivi piuttosto che prestiti, perché è lì che ruota intorno il discorso. Partiamo dalle cessioni definitive. Ci sono tre giovani che sono stati definitivamente ceduti, che sono Lirola, Mattiello e Caligara, credo che sia la pronuncia giusta. Tre giovani che purtroppo, secondo me, vengono ceduti. Perché per far cassa, per discorso plusvalenza, quello che volete, ci sono dei diritti di ricompra almeno su un paio di loro, non è detto anche su Caligara, ma comunque mi pare che su Mattiello e Lirola sì, cioè un po' come Morata, no? Morata è stato venduto dalla Madrid e la Madrid ha fissato un prezzo. Ora non so quale sia il prezzo, non so se è stato fissato o se sia una mera prelazione. Nel momento in cui fra un anno la Juventus volesse ricomprarlo, ci sono tre offerenti, chiaramente sentiranno prima la Juventus e poi tutti gli altri. Quindi può essere una prelazione, ma può essere anche una cifra fissata, un po' come Morata con i 40 milioni famosi. Mi dispiace, sì, meno per Mattiello, non per Mattiello in sé, ma perché Mattiello viene da un infortunio grave, si è un po' perso, deve riprendere in mano molto, adesso con la Spal giochicchiando, giocando anche, però chiaramente forse gli serve più tempo. E la Juventus non avrebbe potuto sfruttarlo anche il prossimo anno contando le, non so, l'X-Time che lascia e così via. Per Lirola è un peccato, perché è stato preso in parte dal Barcellona, dal Via del Barcellona, ci si sperava tanto, no? Già prendere un giocatore dal Barcellona, eh? Al Sassuolo gli ultimi 2 anni ha fatto ben poco, non per colpa sua, ma per colpa perché il Sassuolo, il miglior Sassuolo abbiamo visto fino a 2 anni fa e non negli ultimi 2 anni, come sapete, quindi anche Lirola un po' non ne ha beneficiato. È stato scelto talvolta Gazzola, mi pare, al posto suo, ma comunque ha dei giocatori nel suo posto e ha giocato un po' sì, un po' no, un po' adesso con Iachini, prima con il precedente allenatore no. Diciamo che la gestione di Lirola al Sassuolo non è stata delle migliori. E infine Caligara, che questo giovane che abbiamo visto anche in prima squadra un paio di occasioni quest'anno, però evidentemente non dico che non convincesse, ma è un po' quello che è successo con Romagna. Romagna ceduto, difensore che io apprezzavo molto, beh, se ne parlava molto bene, ceduto con ricompra, soldi discorsi, anche di bilancio, come sapete. Due prestiti, due giramenti di prestiti, visto che uno è Orsolini che dall'Atalanta va in prestito al Bologna, e questo mi va benissimo perché l'Atalanta non sfruttava, perché non sfrutta gli esterni d'attacco. Adesso ormai il nostro Gasperini gioca con il 3-5-2, non con il 3-4-3 di qualche tempo fa. Col 3-5-2 Orsolini non gioca perché è un esterno praticamente destro d'attacco, sostanzialmente, quindi non è una prima o seconda punta e non è un esterno di centrocampo. Quindi è giusto che vada al Bologna con Donadoni, Donadoni bravissimo, tra l'altro, e potrebbe veramente giocare di più. Per quanto riguarda Piazza, il prestito quello più importante e interessante allo Schalke, è già successo i primi di gennaio. Piazza col senno di poi non l'avrei ceduto, perché come sapete purtroppo c'è un Dybala che torna non prima di metà febbraio, Cuadrado che tornerà ad aprile, più o meno, e abbiamo anche adesso Bernardeschi e Douglas Costa che sono fatti male per queste contusioni nell'ultima partita. Bernardeschi 2-3 settimane mi pare che sia quella la cifra di giorni, e Douglas Costa dovrebbe essere già quindi arruolabile domenica.
Non si poteva sapere, col senno di poi l'avrei tenuto, ma ovviamente prima di gennaio ovviamente non c'erano queste preoccupazioni, non c'erano per Dybala, ma soprattutto non c'erano per Cuadrado. Cuadrado è una pulvagia che evidentemente si porta avanti da tempo con delle cure e la Juventus forse nelle prime visite sperava che ci fosse una continuazione della cura senza, quindi magari usato con metodo, con giudizio, ma senza dover ricorrere all'operazione. Se ricorsi l'operazione fatta questa settimana qua forse, e quindi chiaramente col senno di poi sì, l'avrei tenuto a piazza perché adesso abbiamo un giocatore in meno. Però in effetti nella prima parte di campionato abbiamo praticamente utilizzato pochi giocatori a disposizione, giocano sempre gli stessi e gli altri riposano, quando riposano giocano. Però non è che Allegri davanti faccia un turnover proprio massiccio ogni volta, ruotando, ruotando, ruotando. E due perlomeno giocano sempre, magari uno che ruota, che può essere Douglas Costa, o così via. Quindi col senno di poi c'è un conto, senza il senno di poi sì, Piazza forse l'avrei tenuto, ma avrebbe sicuramente giocato meno di quanto evidentemente giocherà allo Schalke. Bene ragazzi, questo è il calciomercato invernale Juventus, non so se ci sono state transazioni minori ma che non ci interessano evidentemente. Discorso Emre Can potrebbe in questi giorni firmare, perché adesso può essere depositato il contratto, dalla fine, alla chiusura del mercato. Ovviamente la contrattazione va avanti da giorni, da settimane, importantemente, però adesso si può depositare il contratto. Io spero che arrivi, la concorrenza è molto alta perché il giocatore è fortissimo. Teniamo conto che però secondo me in questi giorni o si definisce o non si definisce. Nel senso che non è che posso portare avanti di un mese ancora una trattativa contando la richiesta che c'è appunto in giro. Emre Can è un giocatore assoluto, di livello assoluto. A zero, è un'occasione di mercato che potrebbe essere una delle migliori del ciclo Marotta. Quindi secondo me o si chiude adesso o non si chiude, questa è una mia opinione. Spero che si chiuda, perché Emre Can mi piace e potrebbe essere il futuro. Detto questo ragazzi, vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà. Come sempre forza Juve e alla prossima. Ciao. Wow.